Allora, oggi ci occupiamo ancora di ricorsione, visto che diciamo così, abbiamo avuto un po' un feedback da parte di molte persone che è un argomento su cui è facile arrancare, quindi si è un po' faticoso da digerire, abbiamo deciso di dedicarci un po' di tempo in più e provare un po' a aiutarci insieme a impostare il ragionamento su questa parte. Quindi il problema non è tanto nel codice, perché come vedete nella procedura ricorsiva il codice ce n'è poco, più che altro è sull'impostazione. Allora, quello che vi proponiamo come lavoro di questa settimana, oggi è il laboratorio di mercoledì, poi domani invece iniziamo l'argomento nuovo, che è quello dei grafi, ma tra oggi e mercoledì proviamo a rivisitare in parte i problemi che abbiamo già visto sulla ricorsione e in parte un paio di problemi nuovi, provando diciamo così, a ragionare sul problema prima che sul codice, perché si mescolano due livelli di difficoltà: uno è capire come funziona questa maledetta ricorsione e l'altro poi come cacchio faccio a prendere un array, togliere il settimo elemento di mezzo, metterlo in fondo, eccetera. Quindi problemi poi di codice. Se li mescoliamo insieme non ci capiamo più nulla. Quindi dobbiamo, soprattutto quando i problemi diventano un pochino più, diciamo così, difficili, imparare a separare bene i vari livelli. Allora, quello che vi propongo oggi, no, è uno schema di ragionamento e poi proviamo ad applicarlo. Oggi pomeriggio pubblicheremo sul sito una dispensina, diciamo così, una decina di pagine che cerca di applicare questo schema di ragionamento ai problemi che avete già visto. Allora, il suggerimento è di andare a vedere, ma prima di andare a vedere provare a farlo tra di voi, per conto vostro. Mercoledì in laboratorio avete la possibilità sia di chiedere dubbi su questa serie di problemi, 6 o 7 problemi ricorsivi che abbiamo trattato finora nei laboratori, nelle lezioni, sia ovviamente di cimentarvi con i problemi nuovi che vi proporremo. Ok? Quindi questo giusto per guadagnare un pochino più di confidenza e non rimanere di fronte al codice del tipo: ma sta roba qua come fa a funzionare? Perché è la domanda tipica, no? Quando uno vede una videata di codice ricorsivo. Allora, io partirei da un problema che avete già visto, che è quello delle regine, no? Che insomma è facile, come pretesto per applicare il ragionamento. Quindi ci avete già pensato, magari qualcuno di voi l'ha già risolto, proviamo a ripercorrere, no? Come se fosse un problema nuovo, quali passi di ragionamento farei. Giusto per dire, questo, no, è il punto d'arrivo, il programma che risolve il problema e mi trova le varie regine nelle varie posizioni. Ma a parte questo, che ovviamente ci arriviamo, vorrei appunto insieme ragionare sulle tecniche di analisi per i problemi che intendiamo risolvere con i metodi ricorsivi e quindi focalizzarci su quali sono le scelte di progetto che dobbiamo fare. Cioè, a un certo punto, che cos'è che devo decidere? Ad esempio, c'è una mescolanza che vorrei tenere invece separato tra decidere lo schema della ricorsione e decidere le strutture dati di cui ho bisogno. Vediamo magari persone che dicono che si pongono prima il problema: ma uso un array, una lista, un vettore, quello che uso, prima ancora di aver capito come generare le soluzioni che gli interessano. Allora, proviamo ad andare per ordine. Allora, io le prime domande che mi farei quando ho di fronte un esercizio che voglio risolvere in modo ricorsivo sono queste. Sono domande a cui dobbiamo dare una risposta su carta o in testa, ma all'inizio facciamola su carta, non in codice, non in Java. No? Beh, la prima domanda sembra che non vogliono dire nulla: come imposto in generale la ricorsione? In realtà è fatta delle seconde due. La ricorsione, io risolvo un problema per livelli, ogni livello fa una certa parte di lavoro e poi delega al livello successivo il lavoro rimanente. E siamo di fronte a un problema ricorsivo quando il livello successivo si trova da fare un lavoro che è del tutto analogo a quello che aveva il livello precedente, solamente su un sottoproblema più piccolo.
È normale che una funzione faccia un po' di lavoro e poi delega la funzione A, poi delega la funzione B a fare il resto del lavoro. Questo non ci crea problemi. Ma quando per caso il lavoro fatto da A e il lavoro fatto da B sono lo stesso tipo di lavoro, allora siamo di fronte alla ricorsione, in cui una funzione delega una coppia di se stessa a fare un altro pezzo di lavoro su un problema che non è lo stesso, è un problemino più piccolo, di livello successivo. Allora, quando abbiamo la ricorsione dobbiamo sicuramente tenere traccia di quello chiamato livello, tra virgolette. Avete visto variabili che si chiamavano step, si chiamavano passo, si chiamavano livello, si chiamavano casella, si chiamavano posizione. Alla fine, in tutti gli schemi di ricorsione c'è qualcosa che si incrementa e mi dice quanto sono annegato all'interno dei livelli di ricorsione. Sono la prima chiamata, la seconda, la terza, annidata una dentro l'altra. Devo saperlo questo, ok? Allora, al di là del codice della ricorsione, questo livello di profondità mi dice come ho deciso di decomporre il problema. Cioè lo decido io. E quindi dico che a ogni livello lui vedrà una soluzione parziale e ogni livello aggiunge un pezzettino a questa soluzione parziale per renderla un pochino più vicina a una soluzione finale, ma solo un pezzettino. Allora proviamo a disegnarci su un foglio di carta queste cose. Io partirei dall'ultima domanda: come è fatta una soluzione parziale? Cioè immaginiamo di svegliarci da un incubo nella metà della notte, non sappiamo cosa c'è prima, non sappiamo cosa c'è dopo, ma disegniamo una soluzione parziale che vedrà una procedura ricorsiva a metà del lavoro. Cosa vede? Quello è il punto di partenza, perché se abbiamo bene chiaro cosa vedo a metà, è facile vedere il fondo, è più facile vedere l'inizio. La difficoltà è capire cosa vediamo a metà. Allora, nel caso delle regine, cosa vedo a metà? Una soluzione, la ricorsione è un metodo costruttivo, costruisce una soluzione un pezzo per volta. A metà della sua costruzione, che cos'ho? Avrò una scacchiera con sopra alcune regine? Ma questa è già una scelta, La scelta di mettere le regine una per volta. È una scelta possibile. Io avrei potuto anche inventare un'altra. Le regine le metto tutte all'inizio, tutte sulla prima fila, e poi nella ricorsione le sposto. Le avrò sempre tutte, ma ad ogni passo ne sposto un certo numero. Non sarebbe forse una scelta particolarmente furba per questo problema, ma per dire che non esiste una scelta unica come sempre, una scelta obbligata. Siamo noi che ce la facciamo in mente. Allora, proviamo a prendere un blocco note, non questo però, perché questo qua ci fa venire mal di pancia, questo. E proviamo a scrivere le risposte alla nostra domanda. Allora, come è fatta una soluzione parziale? Siamo sul problema delle regine. Allora, la soluzione parziale sarà fatta, quindi diciamo, esempio, mettiamo, visto che dobbiamo fare per capire, una scacchiera di lato 8, e siamo arrivati al livello, diciamo metà strada, 4. Come la disegniamo? Come la immaginiamo? Io me la immagino una scacchiera nel quale sono già state messe 4 regine. Quindi sulla scacchiera ci sono già 4 regine che non si mangiano tra di loro. Il livello 4 posiziona la quinta. Ma questo ci penso tra un secondo. Poi posso scegliere io come riempire questa scacchiera.
Detto così, potrebbero essere in quattro posizioni diverse. Una nell'angolo in alto a sinistra, l'altra sulla seconda riga, l'altra sulla settima, l'altra sulla quinta. Oppure decido di riempire la scacchiera in un certo ordine, cioè che queste quattro sono nelle prime quattro righe, oppure nelle prime quattro colonne, come piace a voi. Anche qua decido io. Allora, il modo che mi viene in mente è di riempire la tabella per righe. Quindi queste quattro regine, le regine, sono nelle prime quattro righe della scacchiera. Ne ho quattro, riempiono le prime quattro righe. E quindi io dovrò adesso posizionare quella sulla quinta riga. Quindi il livello rappresenta le righe della scacchiera già piene, scriviamo in italiano, nelle quali sono già state posizionate piene, però in italiano piene non vuol dire niente, scriviamolo per lungo. Ok, se io arrivo con un livello uguale a 0 come parte della ricorsione, io avrò una scacchiera vuota. Se arrivo con un livello uguale a 1, avrò una scacchiera in cui c'è una regina sulla prima riga. Se arrivo con un livello uguale a 8, vuol dire che è una scacchiera piena, con 8 regine, una per ogni riga, e ho risolto il problema. Il problema è risolto perché le regine c'è già scritto che non si mangiano tra di loro. Questo è un dato. Cioè, quando io arrivo lì e arrivo al livello 4, io so già che nelle prime 4 righe ci sono regine e so già che non si mangiano tra di loro. Questo qua me lo sta promettendo chi mi ha chiamato, il livello di ricorsione sopra di me. Non devo andare a ricontrollarlo, non devo preoccuparmi. Se è un problema suo di mandarmelo giusto, di rispettare questo che sto decidendo, no? Per cui io vedo la procedura ricorsiva, sono 8 fratelli, no? Come 7 nani, solo che ce ne sono in più, anzi 9, perché sono partiti da 0 a 8. E io vedo la procedura 0, no? Che viene chiamata con livello uguale a 0, le passo una scacchiera vuota. Lei cosa farà? Metterà una regina sulla prima riga. E poi il suo lavoro è finito. Passiamo al livello 1. La procedura, il fratello e il nanetto di livello 1 riceve una scacchiera in cui c'è una regina sulla prima riga. Dov'è? Non la decide lui. Dov'è? Dove la vede se la tiene. Ma il suo lavoro è quello di mettere una regina sulla seconda riga che non venga mangiata dalla prima. Se ce la fa, la mette. Se non ce la fa, abbandona. Dice, non ce la faccio. In questo caso ce la fa, ce la deve far sempre. A quel punto lui, il nanetto di livello 1, ha finito perché ha messo la regina sulla riga 1, cioè seconda riga, le conto da 0, le righe, quindi 0-1, e passa il lavoro al nanetto 3, scusate, il nanetto 2, di livello 2, che lavora sulla terza riga. Il quale si troverà una scacchiera con due regine piazzate come da chi non gli interessa, e lui deve piazzare una regina sulla terza riga. L'unica cosa che deve fare è fare in modo che questa regina venga piazzata in un punto in cui non venga mangiata dalle due precedenti. Ma così come non gli interessa come hanno piazzato le due sopra, non gli interessa neanche come piazzeranno le altre dopo il resto dei fratelli. Cioè noi abbiamo un lavoretto da fare, fine fine. E poi c'è questo castello che organizza il lavoro di tutti. Allora, il punto di partenza è chiarire bene in che cosa consiste il lavoro, no? Allora, noi abbiamo deciso qual è il punto di partenza del generico nanetto, quello di livello 4.
Questa è la cosa più importante da capire quando ragionate su un problema. Quali sono i passi successivi attraverso i quali costruisco una soluzione? E in particolare mi dice anche che il livello massimo è 8. Quindi io scelgo uno schema di ricorsione che dopo 8 livelli si concluderà. E non ad esempio 8x8 64, cioè non mi serve provare tutte le caselle possibili. Perché? Ma perché se fossi stupido lo potrei fare. Se io, no, stupido è una parola brutta. Se io fossi ignorante delle regole degli scacchi, dovrei fare così. Se mi dicessi metti 8 cavalli che non si mangino uno con l'altro, non posso dire ne metto uno per riga. Non ha senso, no? Perché mai dovrebbe essere uno per riga? Per riga mica si mangiano i cavalli. Allora dovrei provare veramente tutte le 64 caselle. Non posso escludere, no, l'ipotesi che esistano due cavalli sulla stessa riga. Allora lo schema di ricorsione sarebbe diverso. Io qua sfrutto una conoscenza, poi le altre sfrutterò dopo, di come si muovono le regine e so già, e mi semplifico il problema in modo esponenziale, dicendo so già che le regine saranno una per riga, punto. Fosse un cavallo non posso fare questo ragionamento. Fosse un unicorno, che è un pezzo degli scacchi che non esiste, ma possiamo fingere che esista e che abbia delle regole sue ma che non conosco, non posso fare questa ipotesi che ce ne sarà uno per riga. Ok, e qui abbiamo provato a rispondere alla prima domanda. Datemi un feedback, se mi seguite o no. Se avete qualcuno ha pensato a schemi diversi. Poi, una volta che ci sono, quindi ho capito il generico nanetto cosa da fare, che cosa si trova di fronte? Devo capire come fa un nanetto, che notoriamente non ha già voglia di lavorare, a delegare in fretta possibile parte del suo lavoro a qualcun altro. Cioè come fa il livello 4 a delegare a livello 5 il lavoro, a preparare il lavoro che deve fare per il livello 5. Quindi come passo dal livello dato al livello più 1, dal livello corrente al livello successivo. Quindi la prima domanda che c'è scritto qua è: qual è la regola generale per generare tutte le soluzioni pronte per il livello successivo? Quindi immaginiamoci sempre la nostra cacchiera sul livello 4. Ok? Sono qui, quindi la domanda è: come generare le soluzioni del livello successivo? Allora, spesso la risposta è provare. Cioè, il livello 4 ha le 4 regine sulle prime 4 righe. Il livello 5 dovrà avere 5 regine sulle prime 5 righe. Quindi come passo dal livello 4 al livello 5? Metto una regina sulla quinta riga. Facile, no? Dove la metto? Non lo so. Provo le opzioni che ho davanti. Quindi non è che ne scelgo una. Le valuto, le genero tutte e poi terrò o scarterò le varie opzioni possibili. Ma mi devo preoccupare solo del livello 5. Quindi come generare la soluzione di livello successivo è posizionare, devo posizionare una nuova regina nella riga livello più 1, esima. Quindi se sono a livello 4 dovrò posizionare sulla quinta riga, quella di indice 0, ma lasciamo perdere come contiamo da 0. Parliamo in italiano. Se ho già 4 righe piene devo riempire la quinta. Se io scrivo questo, ho rispettato metà del mio contratto. Ho rispettato questa parte del mio contratto. Sulla scacchiera ci sono già 4 regine. E quindi io posiziono una regina sulla quinta, quindi mi sto preparando
per avere una scacchiera valida per il livello 5. Poi c'è l'altra metà, che non si mangiano tra di loro. Allora, così come io, quando sono arrivato al livello 4, ho preso una scacchiera e vi ho detto fidatevi che ve l'hanno data giusta, quelle 4 che ci sono non si mangiano tra di loro, perché è responsabilità di qualcuno sopra di noi. Ecco, adesso però noi, nel lavoro che facciamo, dobbiamo non distruggerla questa proprietà. Se mi arriva la scacchiera con 4 regine messe bene, nel mettere la quinta dobbiamo continuare a far sì che siano messe bene. E che quindi non mi basta questa frase, questa è metà del contratto, l'altra metà è purché non sia mangiata da quelle precedenti. Quindi la riga i più unesima, mettiamo pure la quinta, purché non sia mangiata dalle regine precedenti, delle righe precedenti, da quelle nelle righe precedenti. Quindi io mi guardo la quinta riga e dico, allora, vediamo un po' quali sono nella quinta riga le caselle nelle quali potrei pensare di piazzare una regina. Quante sono queste possibili posizioni? Al massimo saranno 8, tante quante sono le caselle della quinta riga. Ok? Quindi le soluzioni possibili, non vi fate fregare dall'uso che faccio della parola soluzioni, vero? Quando indico soluzione è una soluzione parziale, cioè la sto costruendo, non è ancora quella finale. Possiamo anche chiamarla configurazione, ma è più lungo da dire e da scrivere. Quindi le soluzioni possibili per il livello 5, per questo livello, sono al massimo 8, cioè il lato. Al massimo, perché ce ne saranno alcune che non sono possibili, almeno 4 non sono possibili, che sono in corrispondenza delle 4 colonne nelle quali avevo posizionato la regina precedente. E poi magari delle 4 che sono rimaste qualcuna mi viene buttata via da una diagonale. Vabbè, al massimo. Al minimo sono 4. Io so che ad ogni livello, a livello 4, devo posizionare una regina. In quanti posti diversi posso posizionarla? In teoria al massimo saranno 8. Poi so che a livello 5 saranno al massimo 4. E quindi in realtà il numero effettivo non è 8, ma è un numero inferiore, minore o uguale a 8. Maggiore o uguale di? Quante regine sono sicuro di poter mettere? Sicuro, sicuro? Zero. Perché magari sono così sfigato che in quella riga, adesso vi ho fatto l'esempio della quinta, ma ragioniamo in generale, in quella riga tutte le caselle, per un motivo o per l'altro, sono già sotto attacco. O perché in verticale, in orizzontale no di sicuro, o perché in verticale o perché in diagonale. Non so se si può già fermare la quinta riga, ma la sesta, la settima di sicuro. E quindi sono zero. Quindi esistono dei casi in cui la procedura ricorsiva di livello 4 non dà del lavoro da fare a livello 5, perché non riesce a generare nessun lavoro valido a livello successivo. Perché non c'è. Perché non riesce a rispettare le due regolette che si sono date. E allora in quel caso mi fermo. Mi fermo. Ho fatto quel che dovevo fare, ma non ho detto... Ti do il livello 4, genera i livelli 5 che conosci, che sono validi, che esistono, non esiste nessuno, io non li genero, sono anche più contento.
E alla fine gli dico, l'ho fatto. Ma come non hai fatto niente? Ho fatto quello che mi hai chiesto di fare. Al livello 5 c'era questo da fare. Niente. Ok, quindi il lavoro da fare è questo. Scendiamo più nel concreto. Devo definire il numero di colonna su cui si trova, su cui posizionare tale regina. Cioè alla fine, ad ogni livello, il lavoro che devo fare è scegliere la colonna, perché la riga, l'ho già deciso prima, la riga è data dal livello. A livello 4 riempio la quinta riga, 0, 1, 2, 3, 4. La colonna la devo decidere, possono esserci più di una e le valuto tutte. Quindi devo provarle tutte. E per ciascuna, ovviamente, delegherò a chi, visto che la provo a mettere sulla quinta riga, da lì in avanti non è più lavoro mio. Il lavoro mio era di lavorare su una scacchiera che aveva quattro regine posizionate. Nell'istante stesso in cui metto la quinta, non è più lavoro mio, è il lavoro di chi lavora sul livello 5. E qui nasce la chiamata ricorsiva. Per ciascuna prova incarico il livello più 1 di proseguire. Come faccio? E questa è la regola generale che passa da un livello al livello dopo. Scelgo la colonna. Ho 8 possibilità, le penso tutte 8, di queste 8 verifico, cancello, no? Quelle che non sono valide perché le ho già mangiate, le altre sono tentativi di fare. Sono soluzioni possibili per il livello successivo. Preparo la scacchiera con quella soluzione possibile messa dentro e poi dico il livello successivo, vai. Tocca a te. Ti ho preparato la scacchiera da 5 e è il tuo lavoro. Pensarci. Perché io mi obbligo a non parlare o non pensare qual è il problema di chi sta sopra e qual è il problema di chi sta sotto. Io lo so ben definire qual è il problema mio. A un certo punto poi il lavoro finisce. Come faccio a riconoscere se una soluzione parziale è anche completa? Come faccio a capire? Io sono un annetto che viene chiamato a un certo livello e può darsi che io scopra che non ho più niente da fare perché la soluzione che mi hanno passato è già perfetta. E quindi è una soluzione completa, una soluzione effettiva al problema. Non è solamente una soluzione parziale in via di costruzione. Allora, in questo caso come faccio a riconoscerlo? Una condizione semplicissima. Io sono di fronte a una scacchiera completa con le 8 regine posizionate bene se vengo chiamato con livello uguale a 8. Punto. Ok? Non dite con livello uguale 8, vengo chiamato con livello uguale 8 e le regine sono posizionate bene. Non è una verifica che devo fare io. Lo so già che sono posizionate bene, faceva parte della prima domanda. Quindi, come riconosco una soluzione completa? Questo caso è molto semplice, il livello uguale 8. In generale, livello uguale lato. Se è così, ho trovato una soluzione. Quindi vedete che ci siamo messi a metà della ricorsione.
Poi ci siamo dati una regola, da un livello come passo alla riga sotto, al nanetto a fianco, alla riga successiva, come volete. E poi abbiamo trovato un tappo in fondo, dicendo sì, però mi fermo quando trovo questa condizione. Quando scrivo questa condizione devo sempre fermarmi un secondo a ragionare e essere pronto a mettere la mano sul fuoco che questa condizione verrà prima o poi raggiunta. Voglio evitare condizioni di ricorsione infinita in cui continuo ad andare avanti, 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 avanti e non mi fermo mai. Allora, io mi posso fermare prima in alcuni casi, cioè smetto di andare avanti perché non trovo altre soluzioni. Però devo essere sicuro di potermi fermare nel caso in cui trovi cose belle, a un certo punto mi fermo perché dico questa è la soluzione, non vado avanti all'infinito. In questo caso te lo posso garantire perché ad ogni chiamata la variabile di livello viene incrementata di 1. E quindi arriva a 8. Cioè in ogni schema ricorsivo dovete sempre partire all'inizio con una certa quantità di risorse e man mano che andate giù ve le mangiate. Le righe. Man mano che vado giù esaurisco una riga, me ne restano sempre meno da fare. Fino a quando non saranno 0. Questo di solito se uno ha pensato bene il primo passo gli viene gratis, però ci sono alcuni problemi dove non è così evidente che cosa sto incrementando. C'è un altro problema che è molto più difficile di questo, sempre sulla scacchiera, che vedremo più avanti dopo aver fatto i grafi, che si chiama il tour del cavaliere, il tour del cavaliere o del cavallo. Cioè voi dovete prendere un cavallo, partite dalla casella che volete, uno solo, e gli fate fare, con la sua mossa del cavallo, il giro della scacchiera. Dovete toccare tutte le caselle una sola volta. Allora, lì è più un pochino più difficile pensarlo, no? Perché, a parte che algoritmicamente è molto più complicato, ma se io sbagliassi, pensassi solamente alla prima metà, devo toccare tutte le caselle, cioè io a un certo punto, dopo aver fatto 60 mosse, posso ancora sempre farne, perché si trova il cavallo da solo in una scacchiera vuota, va dove vuole. Ha sempre 8, sempre no, perché dipende se sono vicino ai bordi, 8 mosse possibili. Quindi in teoria lui può sempre generare mosse. Non è come qua che a un certo punto le righe finiscono. Dopo che ho fatto 200 mosse posso sempre fare 201esime. In realtà non dovrei arrivare a 200. Perché se ho fatto 200 mosse su una scacchiera 64 vuol dire che ci sono delle caselle su cui sono passato più volte, allora non andava bene. Però è più intangibile, no? il concetto è, sono sicuro che al massimo dopo 64 volte mi fermo perché le caselle non ci posso passare due volte, perché non posso, cioè, no, non è semplicemente aver finito le righe, non c'è qualcosa di concreto, di materiale che si esaurisce. Quindi ci sono dei casi in cui veramente spenderci un secondo per verificare, ok, ma ci dovessi mettere 100 euro sul fatto che quello davvero si ferma e non c'è il rischio che vada avanti all'infinito, quando cominciano a essere 100 euro uno ci pensa. E dopodiché l'altro estremo è come viene avviata la ricorsione, quindi come parte la ricorsione. Parte con una scacchiera vuota e a livello 0. Cioè noi abbiamo la nostra sequenza di 7 nani, o di 9 nani, in fila, di cui l'ultimo è quello con livello uguale 8, che è il più fortunato, perché quando arriva lui deve solo dire evviva, non deve più fare nessun lavoro perché la scacchiera è già finita. E poi c'è il primo. Il primo non è che si sveglia da solo al mattino, c'è qualcuno che lo chiama. Allora, chi sta a monte del primo nano, del primo livello, del livello 0? Sta a monte la procedura che deve dare il calcio d'inizio a tutta la ricorsione. Allora, come lo preparo il calcio d'inizio? In questo caso io devo preparare una scacchiera vuota con 0 regine e passarti la variabile di livello uguale a 0.
Ma questa è la condizione che si aspetta il primo livello della procedura ricorsiva. Lo devo dire a parte, perché il chiamante del primo livello non è più la procedura stessa, è qualcos'altro. È il main o qualcosa del genere. Quindi la procedura non ricorsiva che prepara le cose e poi chiama per la prima volta la procedura ricorsiva. Da lì in poi la ricorsione va avanti da sola. Però devo preparare le condizioni finché posso lavorare. Vedete che queste tre domande di questa slide sono figlie della prima, della slide precedente. Cos'è per me una soluzione parziale? Se ho chiaro cos'è la soluzione parziale, so anche dirti com'è la soluzione di livello 0, com'è la soluzione di livello finito e come passare da un livello a quello dopo. Solo che lo sto esplicitando. Non abbiamo ancora detto una parola sola in Java, eh? Chiaro? E a questo punto facciamo le pulci. Perché ad ogni livello intermedio, poi a questo punto i problemi sono diversi, no? I vari problemi ricorsivi sono diversi. Io ho una soluzione parziale e devo poter dire, nel momento in cui genero soluzioni nuove, capire se la soluzione nuova è valida, se la soluzione nuova non è valida. E quindi decidere se andare avanti, quindi passare la ricorsione oltre oppure no. In questo caso noi ce l'abbiamo fatto, ma questo valido o non valido significa mi mangiano o non mi mangiano la regina che sto posizionando in quella posizione. Però ci sono dei casi in cui io questo magari non lo posso dire. Pensate al problema del quadrato magico. E io sto riempiendo la prima casella, ci metto un 7, la seconda casella ci metto un 8. È valido o no quello? E che ne so? Finché non sono arrivato alla fine almeno della prima riga, non so dire quanto fa la somma. Quindi ci sono dei casi in cui a un certo livello di torsione io ho una serie di mosse possibili, di configurazioni possibili, e non ti so a priori, no, a priori tutto. Non ti so in quel momento rifiutarne uno. Perché magari non ho la regola che mi permette di dire no, sta mossa non va bene. Nel caso della regina, se la metto nella stessa colonna dove c'era prima, non va, punto. Ma lo decido lì subito. Ci sono dei casi in cui devo fare la mossa e solamente due o tre livelli dopo magari scopro che quella mossa faceva schifo. No? Quadrato magico è uno di quelli. Io finché non ho finito di riempire la prima riga, non posso fare una somma. E finché non faccio la somma almeno della prima riga, non ti so dire se tutti gli elementi della prima riga hanno il totale giusto. O addirittura se io mi fossi dimenticato quello che facevo nell'analisi 1, dovrei aspettare di riempire tutto il quadrato per poi fare le somme. Ma perché quando ho detto la somma della prima riga, sto dando per scontato che noi sappiamo già quanto deve valere la somma delle righe e delle colonne del quadrato magico. Giusto? Un quadrato di lato 7 magico, quanta è valore la somma di ciascuna riga e di ciascuna colonna? Eh? Vale la somma, lei sta dicendo, recitando una formuletta che sembrava l'Ave Maria, sottovoce così, è la somma dei numeri da 1 a 49 diviso 7. Quadrato 7x7, cosa ci metto dentro? Tutti i numeri da 1 a 49. La somma di tutti i numeri del quadrato corrisponde alla somma dei primi 49 numeri interi. Ok? Due anni fa vi hanno insegnato che si fa 49 per 50 diviso 2, n per n più 1 diviso 2. Ok? In questo momento è venuto in mente il docente di analisi. Un attimo per riprendersi. N per n più 1 diviso 2, dove n è il quadrato del lato, no? Questa è la somma di tutti i numeri. Se la somma di ogni riga deve essere uguale a quella delle altre righe, vuol dire che la somma di ogni riga sarà esattamente un settimo di questo numero. No? Idem per le colonne.
Quindi io so già, conoscendo il lato, dirti quanto vale la somma la somma di ciascuna riga o di ciascuna colonna. 49 per 50 diviso 2 diviso 7, che fa un numero. Quindi io non sono obbligato a riempire tutte le 49 caselle per poi dire adesso facciamo le somme e vediamo. Già alla fine della prima riga me ne posso accorgere se il totale di quella riga va bene. Se non fossi più capace a fare quella formuletta di analisi 1, beh, potrei aspettare fino alla fine della seconda riga. Riempio la prima riga alla cieca, non so, li metto dentro, li provo tutti. Poi metto la seconda riga, anche lì alla cieca, fino alla penultima casella della seconda riga. Quando metto l'ultima casella della seconda riga, faccio la somma delle prime due e controllo, almeno se quelle due sono uguali o diverse. Magari sono uguali, ma uguali al valore che non è giusto. Ma... è per dire, ci sono, a seconda dei problemi, ci sono dei momenti in cui posso dire che questa soluzione non va bene, e quindi mi fermo, non vado avanti con la ricorsione. Oppure ci sono dei momenti in cui posso dire non so. Non so. E nel dubbio vado avanti. Spreco lavoro, eh sì, però se non lo so, se va bene o no, non posso fare altro che provare e poi vedere. E idem quest'altro, un'altra domanda, nel caso delle regine non si pone, data una soluzione completa, come faccio a sapere se è valida? Se è completa di sicuro è valida. Ok? Perché se sono arrivato a livello 8 con il meccanismo di costruzione che ho fatto, è valida. Nel caso del quadrato magico non è detto. Una volta che è completo, cioè ho effettivamente tutte le caselle piene, devo ancora controllare ad esempio i diagonali. Cosa che non posso fare strada facendo finché non le ho tutte. Quindi quando sono arrivato al fondo non mi basta dire ho messo l'ultimo elemento, ma devo ancora fare una verifichina in più. Ok, adesso che li ho messi tutti, quadrano i numeri? Nel caso del giro del cavallo, dopo che ho toccato 64 caselle, sono tornato alla casella di partenza oppure sono arrivato in una casella diversa? Io so che ho fatto tutto un percorso giusto, ma mi manca ancora quella verifica per dire, finale, per dire ok, questo percorso che è completo soddisfa tutti i vincoli, tutte le regolette che deve soddisfare. Quindi ci sono dei casi in cui l'essere arrivati a una soluzione completa automaticamente mi dice che già è valida con il nostro regime. Ci sono dei casi in cui invece avere una soluzione completa richiede ancora una verifica ulteriore. Quindi alla fine ho fatto tanto lavoro per arrivare alla soluzione completa e mi accorgo che non va bene. E vabbè. Quindi l'ultimo non entro là in fondo, non è detto che sia sempre contento. Quindi in questo caso, nel problema delle regine, queste due domande hanno risposte banali. Quindi le soluzioni parziali sono sempre valide se la nuova regina non viene mangiata. Le soluzioni complete sono sempre valide. Completa vuol dire che sono già a livello 8, non ho niente da fare, quindi non posso sbagliare a metterla. E dopo c'è l'altra domanda che dice una volta che ho trovato una soluzione completa e valida, fatemi aggiungere complete, cosa me ne faccio? Allora, ci sono dei casi in cui mi basta trovarne una soluzione. Questo non è, si può risolvere, sì o no? Proviamo. Ne ho trovata una, perfetto. Non è il caso di andare a cercare tutte le altre. Oppure ci sono dei casi in cui le devo generare tutte, perché voglio conoscerle, vederle, averle tutte. Oppure ci sono dei casi in cui mi serve solamente sapere quante sono. Basta sapere quante sono, alla fine significa generare tutte. Perché se le contare.
Però la differenza è che nel secondo caso mi serve solamente sapere il numero, nell'altro caso mi interessa memorizzarmene da qualche parte, salvarmene da qualche parte. Perché poi magari mi serve riprenderle, che ne so, per visualizzarle, per analizzarle ancora successivamente. Allora, questa poi è una questione pratica. Se sono nell'ultimo caso, quando arrivo alla fine della ricorsione, ho una soluzione completa, ho verificato che sia valida, incremento un numero. E basta. E poi alla fine, quello che mi interessa è il valore di questo numero, alla fine di tutta la ricorsione. Generare e memorizzare tutte non è molto diverso. Quando arrivo alla fine della ricorsione, ho una soluzione completa e ho verificato che sia valida, mi faccio una copia della soluzione e la salvo da qualche parte in un elenco di soluzioni. Quindi se il mio problema tratta una scacchiera, io mi copierò l'intera scacchiera e avrò da qualche parte una lista di scacchiere di mille. Ricordate la parola copia, poi quando arriviamo al codice la riprendiamo. E quindi la mia castello di procedure ricorsive ritornerà non un numero ma una lista di scacchiere finite, codificate in qualche modo che poi ci chiederemo. Come faccio invece a fermarmi alla prima soluzione che trovo? In realtà è più semplice di quanto non sembra. Basta che tu all'interno delle procedure ricorsive ritorni un valore booleano, vero o falso, trovato o non trovato. L'unico che può ritornare il valore trovato è quello del fondo, no? Quando dice ha trovato la soluzione. Dopodiché, in tutte le chiamate ricorsive, dopo che hai fatto una chiamata ricorsiva, controlli se quella chiamata è ritornata falso, vai avanti per conto tuo, vai avanti con tutto lo schema. Se è ritornato vero, immediatamente ritorni vero anche tu. No? Io vado avanti, avanti indietro nella ricorsione, tra i vari livelli, tutti ritornano sempre falso. Arrivo all'ultimo livello, la ricorsione completa, sì, vale, no, allora ritorno falso. E vado avanti indietro tra i livelli. A un certo punto arrivo al livello di fondo, ho trovato una soluzione valida, sì. Complete valida, sì, allora ritorno vero. Allora, nel momento che faccio il ritorno true, io ho la chiamante che farà if, se tu hai ritornato true, allora anch'io ritorno true. E poiché ovviamente la procedura è sempre la stessa, tutti di cascata, trum, cortocircuitano tutti i ritorni. Quindi vi basta una riga, no? Poi se vogliamo la diamo nel codice, per dire mi fermo alla prima chiamata. Perché non basta fare il return là in fondo, perché là in fondo sono 8 livelli dentro, quindi devo chiudere bene tutti i livelli ricorsivi uno dopo l'altro. Quindi se mi serve solo una soluzione non sono obbligato comunque a generarle tutte, perché lo schema di ricorsione per sua natura le genera tutte, no? Ho un modo per uscirne prima. Allora, in questo caso delle regine, scusate, le soluzioni vengono calcolate e memorizzate tutte. A questo punto io direi che dovremmo avere chiaro in testa come funziona il meccanismo. Allora possiamo cominciare a piccoli passi a avvicinarci al codice. Ma finora abbiamo ragionato su carta, okay? E quindi immagino che abbiamo tutta una serie di disegnini con le scacchierine, con le quattro regine, eccetera eccetera, no? Io non l'ho fatta qua perché sennò ci metto 6 ore e poi disegno malissimo, ma almeno ce l'abbiamo in mente. A questo punto chiediamoci, va bene, sappiamo tutto ciò che dobbiamo fare, non scrivo ancora codice, ma mi chiedo quali sono le strutture dati Java, in questo caso, che usiamo.
cosa mi serve? Allora, partiamo dalla prima domanda. Cosa mi serve per rappresentare una soluzione parziale o completa? Cos'è la soluzione? È uno stato della scacchiera con un certo numero di ordini sopra. Che struttura dati voglio? Ve ne dico alcune, dai. Una matrice 8x8 di Boolean, in cui dico se c'è o non c'è la regina. Qualcuno me la compra? No, no. Vabbè. Una matrice 8x8 di interi. E in ogni casella ci metto 0 se non c'è nessuna regina, e oppure 1, 2, 3, 4, 5 per dire quale regina ho messo, la prima, la seconda, la terza. Me la comprate? Mazzo. Allora vi vendo una lista di posizioni. Una lista in cui ciascun elemento contiene la riga e la colonna di una determinata regina. Quindi, la soluzione parziale di livello 4 sarà qualche cosa del tipo 1, 5, 2, 7, 3, 2, 4, 4. Non so se si mangia. Quindi una lista in cui ciascun elemento contiene la riga e la colonna di ciascuna regina. Ovviamente la riga sarà crescente, 1, 2, 3, 4. La colonna sarà mescolata. Questo, ma tutte quelle che vi ho detto rappresentano una scacchiera parziale. Questa vi piace di più o di meno? Provo a vendermene ancora un'altra. Poi qualcuno compratemi però. Un array di 8 interi. E ogni numero intero corrisponde alla colonna in cui metto una delle 8 regine, e la posizione dell'array corrisponde alla riga. Quindi in questo array io potrò scrivere ad esempio 3, 2, 6, 4, vuol dire che nella prima riga l'ho messa in colonna 3, nella seconda riga l'ho messa in colonna 2, questo non andrebbe già bene, ma vabbè, nella terza riga l'ho messa in colonna 6, nella quarta riga l'ho messa in colonna 4, e ciò che segue, la seconda metà del vettore, non mi interessa, è vuoto. Allora, sono 4, ne potrei forse pensare altre. Cosa sto facendo? Sto pensando alle strutture dati dalle quali io possa ricavare facilmente qual è lo stato del problema. Cioè, noi abbiamo parlato nel dominio del problema finora e abbiamo detto, una scacchiera ci sono n regine che non si mangiano tra di loro. Allora, in qualunque di queste 4 ipotesi io posso capire com'è la scacchiera, dove sono le regine, e posso capire se si mangiano tra di loro. Giusto? Capire dove sono le regine è banale in tutti e 4 i casi. Capire se si mangiano tra di loro è un pochino più facile in alcuni casi e un pochino meno in altri. Dipende da come è fatta la struttura dati. Ma in tutti questi 4 casi, queste potrebbero essere strutture dati valide per gestire la ricorsione. Strutture dati che hanno quello scopo lì, memorizzare le soluzioni parziali del problema che poi diventano soluzioni complete. Alcune sono più comode, altre sono meno comode, alcune sono più facili da gestire, da programmare a livello di codice, altre di meno. Ok? Non partite mai dal dire adesso qui faccio un array, faccio una mappa. All'inizio, prima di fare tutto il ragionamento, cerchiamo di capire cosa abbiamo bisogno di rappresentare e poi ci chiediamo, strutture dati ne conosciamo, ne conosceremo sempre di più, qual è quella più adatta in questo caso, che vedo meglio, che mi trovo più comodo. Cioè, chi ha fatto il quadrato magico l'ha pensato come quadrato, matrice,
chi l'ha pensato come invece vettore. Ma va bene. L'importante è che poi su quella struttura tu sappia fare le due cose che dobbiamo fare. Generare nuove soluzioni a partire da quelle esistenti e verificare se le soluzioni parziali sono valide o no. E se c'è quella completa è valida o no. Poi scegliti la struttura dati che ti piace di più, che ti è venuta in mente meglio, che ti è più chiara in testa rispetto al lavoro che deve fare. Allora, in questo caso, dai, quale facciamo? Quale fareste? Io farei l'ultima che ho detto, non vi sbilanciate, parlo io. Era più semplice. Un vettore in cui ogni casella corrisponde a una riga e il valore di quella casella corrisponde alla colonna. E a volte, cosa vuol dire la seconda domanda? Nel caso delle regine non riesco a dare un significato. A volte non mi basta avere la soluzione parziale, ma mi serve anche delle informazioni in più per ricordarmi da che strada ci sono arrivato. Vi rifaccio l'esempio del cavallo che gira per la scacchiera. Io potrei avere una soluzione parziale che mi dice quali sono le caselle già toccate dal cavallo. Però magari mi serve anche sapere in che ordine le ha toccate. Allora, sapere in che ordine le ha toccate magari non fa parte della soluzione, ma è un'informazione in più. Quindi a volte, sicuramente la ricorsione si deve portare giù una struttura dati che rappresenta la soluzione parziale che via via viene modificata. A volte scopriamo che solo quella soluzione non mi permette o non mi permette comodamente di generare le soluzioni nuove, ad esempio. E allora magari mi fa comodo avere delle altre strutture dati parallele che io ho chiamato, memorizzino lo stato della ricerca, stato della ricorsione. Che ne so, se devo posizionare dei numeri, delle caselle, voglio sapere, e questi numeri non, che ne so, non si possono ripetere più di una volta, allora, pensate agli anagrammi o problemi simili di prenotazione, magari mi fa comodo avere una lista di quelli che posso ancora prendere, che non ho ancora usato. Quindi ho, che ne so, la struttura dati in cui vado a mettere le informazioni, e ne un'altra da cui le tolgo, le prendo, che si consumano via via, ad esempio. Quando, se pensate al problema degli anagrammi, dove una lettera può comparire più volte, non vi basta e volete evitare duplicati, no? Se io prendo la parola bello, forse cambiando le due L, ho fatto una permutazione apparentemente diversa, ma la parola è sempre la stessa. Allora, non mi basta sapere qual è la parola che ho generato, devo anche sapere distinguere la prima dalla seconda L. Quindi ho delle informazioni in più rispetto alla soluzione in quanto tale. Quindi a volte servono anche le informazioni in più, in questo caso delle regine no. Ok, una volta che abbiamo chiaro tutto questo, scusate, scriviamo le risposte. A questo punto la soluzione parziale viene codificata con un vettore di interi, numeri interi. L'indice del vettore rappresenta la riga, il valore della cella rappresenta la colonna. Delle regine ovviamente. L'indice del vettore quindi che va da 0 al lato meno 1 e il valore della cella anche lui andrà da 0 al lato meno 1, rappresenta la colonna.
Poi questo qua lo volete fare con un array vero in Java? Int colonna origine parentesi quadre lato? Volete farlo con un array list? Ma va bene. Scegliete voi. È un dettaglio a livello di codice. Che noi abbiamo due mapping concettuali. Uno tra le informazioni di dominio, la scacchiera e le strutture dati, un vettore unidimensionale. Poi quel vettore unidimensionale lo posso fare in modi diversi. Che ne so, l'altro esempio è avere una lista di posizioni, quella lista di posizioni può essere implementata come list, può essere implementata come set, come mappa. Cioè, lo scelgo poi a parte, no? E a questo punto c'è il codice. Questo è lo scheletro, questa è la prima pagina della dispensina di cui vi parlavo prima, che pubblichiamo sul sito e su cui ci sono gli esempi. Alla fine si va sempre a uno schema di questo genere, no? Allora io ho una variabile di livello che mi dice a che punto sono. L'ho pensato come intero livello, potrebbe essere chiamarsi in modo diverso, ma va da 0 in avanti oppure si decrementa, parto da 8, si decrementa fino a 0. Che vuoi? Perché il proiettore non è mio amico. Ok. Dopodiché la procedura ricorsiva avrà qualcuno che la chiama, diciamo il passo 0, e poi è sempre le solite parti. La condizione di terminazione, se ho finito il blocco A, se ho finito, ho una soluzione completa ed è valida. Fai qualcosa, cioè salvati la soluzione, oppure incrementa un contatore, oppure ritorna true in modo che la ricorsione possa fermarsi. Poi ho un ciclo per generare tutte le soluzioni nuove, a partire da quelle esistenti. Sarà un for, sarà un while, sarà qualche cosa che me le genera tutte. Nel caso della scacchiera 0, 1, 2, se vi ricordate, non avevamo neppure un ciclo, perché erano solamente tre le possibilità e avevamo tre blocchi di codice. Uno provo 0, provo 1, provo 2. L'idea è sempre quella, genera tutte le soluzioni parziali valide. E infatti questo filtro indica quali sono tra le soluzioni possibili quelle effettivamente valide, per le quali valga la pena di fare ricorsione, di fare questa prova. Le mosse del cavallo ce ne sono 8, di queste 8 devo cancellare quelle che vanno a finire su caselle su cui c'ero già stato. Allora, quelle possibili sono 8, quelle valide sono di meno. Anche per noi tutte quelle possibili delle regine sono sempre 8, ma quelle valide sono solamente tra quelle 8 quelle che non vengono mangiate dalle regine precedenti, quindi sono di meno. Adesso qua a livello algoritmico sono scritte in modo separato, le genero tutte e poi ne cancello alcune. A volte non è vero che faccio così, a volte genero già solo quelle che sono valide. Vabbè, ma questi sono poi proprio dettagli a livello di codice. Se ho da qualche parte in qualche istante una variabile, elenco tutte le mosse possibili, poi da lì cancello, ne considero solo alcune, oppure nel generarle già non ci penso a generare quelle che non sono valide, dipende dal problema, da come mi gestisco le mie variabili. Qui quando siamo arrivati a questo punto qua, stiamo di nuovo programmando in Java, qui ci poniamo i problemi pratici della programmazione, dov'è, come faccio questo loop, come faccio questa istruzione, come faccio questo controllo, come faccio a sapere se due regine si mangiano per diagonale, no? E ci vuole un attimo, no, di ragionamento con gli indici, ma chi se frega, sarà lì dentro, no? Dentro quel filtro, poi ci penso. Chiaro che lì adesso devo pensarci, finora non ci ho pensato, ero sicuro che in qualche modo sarei stato in grado di risolverlo dopo, problema pratico. Anche perché sapere se si mangiano per diagonale, a seconda della struttura dati che ho scelto per rappresentare la scacchiera, lo faccio in modo completamente diverso. E poi c'è questo blocco backtracking che indica rimettere le cose a posto dopo che ho fatto un tentativo.
a volte serve, a volte no. No. Ho messo una regina nella quinta riga, poi la devo togliere, perché altrimenti quando torno indietro nella ricorsione ci saranno delle regine avanti che mi rovinano. No? Noi avevamo detto a livello 4 ho 4 regine, a livello 5 ne avrò 5. Quando a livello 5 torno a livello 4, così come per passare dal livello 4 al livello 5 ho dovuto aggiungere una regina, per tornare dal livello 5 al livello 4 devo toglierla. Altrimenti non è più vero quello che ho detto, che a livello iesimo ci sono i regini. Allora, in quel caso, ripristino che cosa? Ripristino queste due strutture dati di cui abbiamo appena parlato allo stato in cui le avevo trovate quando ho iniziato. E quindi su questi 5 blocchi di codice A, B, C, D, e non l'ho citato, quindi ci torno tra un secondo, dobbiamo poi scrivere qualche riga di codice, poche righe, no? Poi alla fine la complicazione, diciamo, a livello di codice di solito sta dentro questo filtro e questa genera soluzione, che devono effettivamente andarsi a smazzare le regole specifiche, che siano regino, che siano re o che siano alfieri, cambiano, e allora lì devo andare a vedere. Cioè, se volete, c'è una variante, la chiamano la variante del gioco delle regine, si chiama super regine. Immaginate una regina che sia anche capace a fare la mossa del cavallo. Perché se guardate le soluzioni al gioco delle regine, tipicamente si mettono così tra di loro, no? E quindi di fatto, se queste fossero in grado di, perché così, evitando le righe, evitando le colonne, si mettono L. Però se queste qua fossero anche capaci a fare la mossa del cavallo, saranno fregate. Allora, potete provare a complicare il problema dando a queste regine anche la capacità di fare la mossa del cavallo e vedere che soluzioni saltano fuori. Intuitivamente la risposta ce l'ho. Fanno una L a 3 caselle anziché a 2. Però poi bisogna vedere se effettivamente riescono a riempire la scacchiera. Ok. C'è anche un blocco E, di cui non ho parlato, che a volte devo fare delle cose indipendentemente dal fatto che sia arrivato al termine della ricorsione. Ci sono, il razzo è uno di questi casi, dei casi in cui anche a metà della ricorsione, quindi non sono ancora arrivato in fondo, ho qualcosa che è una soluzione valida. Adesso nel caso della regina, finché non ho riempito la scacchiera non ho finito niente, ma nel caso del razzo, e se io provo ciao, C-I-A-O, a un certo punto avrò una ricorsione che mi trova la C, una che mi trova la I, e poi vado avanti, trovo la A e la O, ma questa soluzione parziale, C-I, è già una parola valida, C. Allora, non è vera la regola che dicevamo prima, quando trovo una soluzione valida, esco. Perché posso avere una soluzione che di per sé è valida ma non è ancora completa. Ok? Posso ancora aggiungere dei pezzi, ma comunque quella lì che ho trovato intermedia la salvo, la voglio salvare comunque. Quindi nel caso del razzo, il fatto che una parola sia buona o no, cioè ci sia o non ci sia nel dizionario, è indipendente, disgiunto, separato, rispetto al fatto che la parola sia un buon prefisso, cioè si possa continuare questa parola. Io posso avere delle parole buone che poi non sono prefisso di niente, quindi non hanno figli, quindi terminano la ricorsione, parole buone che sono anche prefisso di altre parole e quindi posso andare avanti, chissà se trovo qualcosa o no, perché viene poi la lettera che trovo un po' intorno, oppure parole che sono prefissi ma poi non portano nulla. Perché? Quindi il fatto di la condizione di terminazione nel razzo è: non trovo più lettere da aggiungere che mantengano la proprietà di essere prefisso.
Il caso della salvare una soluzione lo valuto indipendentemente ad ogni passo intermedio. Tutte le volte che trovo qualche cosa, quella è una soluzione possibile. Che solo trovo qualche cosa che sia in un dizionario. Quindi questo è un po' più complicato. È una delle cose che voglio fare sempre. Allora, in questo caso lo aggiungo qua all'inizio, prima di aver verificato la condizione di terminazione. Guardo questa soluzione, se mi serve per qualche motivo, la salvo, magari me ne faccio qualcosa. Poi, in ogni caso, vado a vedere se sono alla fine, e se non sono alla fine, vado avanti. Allora, saltiamo da questo qui al codice, no? Così vi ho fatto vedere all'inizio queste signore qua che salterellano. E con questo ragionamento, alla fine, il codice dovrebbe scriversi da solo quasi. Cioè, la procedura ricorsiva è questa che ho scritto io. La trovate su Git, il progetto si chiama Regine. Allora, abbiamo detto, ripercorriamo le domande. Qual è la struttura intermedia, le prime n righe? Queste righe come le rappresento in un vettore? Allora, questo è il vettore che mi rappresenta i posti in cui ho messo le regine. Il nome posti è un po' infelice, ma ieri sera mi è venuto in mente quello. L'ho deciso di fare come array list di interi. Vabbè, potevo farlo in 100 modi diversi. Quindi questo è un array che io inizializzo come array list con lato elementi, e questi elementi, vabbè, giusto per riempirli con qualcosa, gli metto dentro un meno 1 ai tutti. Meno 1 per me vuol dire vuoto, ma non c'è una regina lì dentro, in quella riga non c'è una regina. Questo è il costruttore della classe calcola regine, parametrizzato col lato, perché già che ci sono non lo faccio solo da 8x8, lo faccio parametrico. Poi ho la mia procedura ricorsiva che ha condizione di terminazione. Quando è che ho la soluzione completa e valida? Quando è la soluzione completa? Quando riga è uguale lato. Quando è valida? Sempre. Se è completa è anche valida, ci siamo detti. Quindi qui semplicemente ho la condizione di completezza e automaticamente dico che è valida. Ne ho trovata una, la conto. Poi torniamo dopo a questa istruzione. E ritorno, ho finito. Ho finito, quello laggiù in fondo ho finito, gli altri hanno ancora tutto il lavoro da fare, da finire. Poi ho questo blocco che è quello di generazione delle nuove soluzioni. Allora, noi abbiamo detto, cosa vuol dire partire da una soluzione di livello e arrivare a quella di livello più 1? Provare 8 posizioni in cui posizionare la regina. Allora, generare tutte le soluzioni per me significa semplicemente questa for, da 0 a 7, a lato meno 1. E in ciascuna di queste soluzioni verifico che se mettessi una regina in questa riga e in questa colonna, e la riga cos'è? Scusate, non l'ho detto prima, è il mio livello. Il livello della ricorsione è la riga, il fatto che chiamarlo riga anziché livello, perché così ci capiamo. Allora, mi arriva riga uguale 4, vuol dire che le righe 0, 1, 2, 3 sono già piene, devo mettere la quinta riga, cioè la 4, quella di indice 4. Allora, se io mettessi nella riga 4, in questa colonna, una regina, andrebbe bene? E come fa questo metodo verifica a sapere che se la mettessi qua andrebbe bene? Beh, deve sapere dove ho messo quelle prima. Ovviamente. Quindi passo il vettore che dice qual è la configurazione parziale della scacchiera. Se lui mi dice che va bene metterla qui, perché ovviamente è sulla riga giusta, l'ho messa io, ma metterla su quella colonna non viola nessuna delle condizioni di io mangio te, allora la metto. Metto una nuova regina in questa riga.
Quindi nel vettore posizione riga metto il valore colonna per dire ok, sulla riga 4, la quinta, la regina è messa sulla colonna, tutto a caso 3, la quarta. E qui ho fatto il mio lavoro. Genero le soluzioni, scarto quelle non valide e predispongo lo stato della ricorsione con la scelta che ho fatto, con l'ipotesi che ho fatto, con la prova che ho fatto. E poi ho la ricorsione, dove c'è questo riga più 1 che mi fa capire che sto chiamando il livello successivo, il nanetto a fianco della ricorsione. Fine. E quest'altra istruzione in realtà non serve in questo caso specifico, perché semplicemente io le posizioni dalla riga in poi non le guardo neanche, quindi possono contenere qualunque schifezza. Però se vogliamo, per pulizia, mi ho trovato un meno 1, l'ho sovrascritto con la colonna della regina e quando torno indietro rimetto il meno 1. Quello che aveva chiamato backtracking, ripristinare le strutture dati nello stato in cui le avevo trovate. Quando mi preparo torno indietro, di fatto. È tutto qui, no? L'impressione che uno ha quando vede queste 10 righe, ma sempre le procedure ricorsive, è: ma scusa, dov'è che fa il lavoro? No? Ci sono istruzioni, una per una le capisco, ma poi, cioè, stringendo, come fa a metterle? È che non c'è nessuno che lo fa, ognuno fa un pezzettino e alla fine l'abbiamo fatto con la collaborazione di tutte le procedure ricorsive. Lo fa qua, mettine una e dia a qualcun altro di mettere le altre. E qua verifica se le ho messe tutte. Quindi ci immaginiamo di vedere cicli complicati, no, non c'è, c'è semplicemente un'organizzazione così. Poi ovviamente la complessità del codice io l'ho nascosta dentro questa verifica, che deve andare a prendere i posti che ho già messo, la riga e la colonna in cui vorrei metterla, e va a fare i controlli se per caso una delle regine che c'erano già è guarda caso sulla colonna dove la voglio mettere io, maledizione, oppure se guarda caso mi potrebbe mangiare in diagonale. E io qua sono riuscito a condensare in una riga, quindi vado a vedere tutte le regine già messe da 0 a riga, quindi quelle precedenti, da 0 a, se il livello è 4, da 0, 1, 2, 3, quindi le 4 righe precedenti, e mi vado a vedere le loro colonne se sono messe in modo da mangiarmi in diagonale. Non chiedetemi di spiegarvi questo, so che ieri l'avevo capito, quando l'ho scritto, e comunque ragiona sul fatto che su una diagonale, data una casella, riga colonna, se mi sposto in questa diagonale la riga si decrementa di un'unità e la colonna aumenta, no? Di un'unità. E quindi se io faccio la differenza tra le due righe è uguale alla differenza tra le due colonne. Cioè mi sono spostato, lo dico come so, mi sono spostato di tante righe quante di colonne. Se mi sono spostato di 3 righe in su, dovrò essere andato, per essere mangiabile in diagonale, dovrò essere andato anche di 3 colonne a destra o di 3 colonne a sinistra. E allora se andando su di 3 righe, spostandomi 3 colonne a destra, trovo una regina, sono fregato. Se spostandomi 3 colonne a sinistra trovo una regina, mi sono fregato. Questo valore assoluto serve per fare in un'unica riga le due diagonali. Sì. C'è già. Dopodiché io sono sicuro che questa cosa qua è quella che fa venire più mal di testa, perché devo andare alla matrice, alla scansione, eccetera, no? A ragionarci, sbaglio sempre il più 1 e il meno 1. Ma fino a quando i mal di testa sono qua io sono contento, perché vuol dire che tutto il resto siamo riusciti a digerirlo, siamo arrivati alla parte più di dettaglio del codice. Non c'è altro, c'è solo più il livello 0 che è questo. Trova RIC di 0.
Io la scacchiera senza regine ce l'avevo già pronta, l'avevo messa qua nel costruttore, ho già messo tutti in meno 1. E qua lancio la ricorsione, ti do una scacchiera vuota, comincio, riga 0. Okay. L'unico altro dettaglio che vedete in questo codice è salvarsi tutte le soluzioni. Allora, per salvarmi tutte le soluzioni mi sono costruito una variabile tutte che è una lista di soluzioni. Allora, se una soluzione è una lista di interi, una singola scacchiera è una lista di interi, io ho bisogno di una lista i cui elementi siano a loro volta liste di interi. Quindi una struttura dati un po' lista di liste di interi. Non vi piace scritta così? Allora, anziché usare list integer qua, chiamate una classe, class scacchiera, dove dentro ci sarà ovviamente una lista di interi, e qua lo chiamate list di scacchiera. Per fare in fretta l'ho definito così. E quindi cosa succede? Che io questa lista, vabbè, la inizializzo nel costruttore, la svuoto prima della ricorsione e la restituisco al mio chiamante. Quindi chiamante che chiama la procedura trova, che non è quella ricorsiva, è quella sopra. Poi sempre una procedura che ha un'interfaccia bella per essere chiamata e poi c'è quella ricorsiva che fa il lavoro sporco. Questa restituisce tutte le soluzioni. E dov'è che l'aggiorno questa lista? Adesso questo tutte. Attenzione, e questo è un problema di Java, a questo new. Se io scrivessi tutte.add posti, sbaglierei, perché posti è una lista unica, è quella che sto modificando. Se io faccio tutte.add posti, non sto salvando una fotografia, un'istantanea, una copia della scacchiera trovata. Mi sto salvando un riferimento alla variabile che contiene la scacchiera di linea. E quindi avrei una lista di liste che contiene tutti i puntatori e sempre la stessa cosa. Sempre la stessa cosa che alla fine della ricorsione sarà vuota. Perché sono controllato indietro, sono uscito da tutto, non c'è più niente dentro. A parole abbiamo detto, devo farmi una copia della soluzione. Facciamolo anche nel codice. Cosa vuol dire farsi una copia? Vuol dire fare una nuova struttura dati, inizializzarla con la soluzione attuale, copiarci dentro i valori e salvarmi la copia, non la struttura dati attuale. Per questo che qua non faccio add di posti, ma add di una nuova array list che viene inizializzata copiando dentro il contenuto degli elementi che attualmente sono in posti. Ok, poi la parte grafica ve la lascio per divertimento, è fatta male come codice. Ah, tra l'altro si può anche fare su, fino a 12 la faccio arrivare, che sono 14.200 soluzioni. In questo caso le faccio calcolare tutte e poi ne scelgo una a caso per visualizzarla, per non visualizzare tutte ovviamente. Ok? Allora, provate a applicare questi passaggi, fate con calma sui problemi che avete già visto, così mercoledì in laboratorio provate a applicarli su problemi nuovi.